Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Secchi Stellari. Sì, avete letto bene nel titolo. Oggi reagiamo alle vostre cadute con mamma e papà, ma loro non lo sanno ancora. Ci vediamo dopo la sigla. Arriva l'alboreto e dobbiamo fare il nuovo episodio di Secche Stellari per quello. Tranquilla. Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Secche Stellari, episodio 5. Finalmente siamo tornati nella serie più attesa delle secche su YouTube. L'unica serie di secche su YouTube Italia. Vorrei sottolineare questa cosa. Non c'è nessun altro che parla di secche, cartelle, violente. Oggi è una giornata piovosa e infatti mi sono messo a registrare questo episodio. Ma ho detto, ma con chi posso registrare l'episodio? Qualche personaggio un po' particolare, un po' così, sapete? Voi sapete perfettamente dopo chi c'è, ve l'ho detto prima. È così. Adesso faccio finta di parlare a voce alta perché così di là non si preoccupano. Anche oggi analizzeremo comunque un sacco di vostre cartelle. E me ne sono arrivate veramente una marea, ragazzi. E vi ringrazio tantissimo perché sento veramente il vostro calore. L'altro giorno ho aperto la mail, c'erano tipo più di 1200 mail di vostri video. Dovrei fare un episodio al giorno per finire le vostre cartelle, ragazzi. Ma mi fa molto piacere questa cosa. Vuol dire che la cartella è presente in voi come è presente in tutti noi in questo mondo. Purtroppo o per fortuna, come direbbe l'alboreto, le cartelle rendono umili. Però ragazzi, prima di iniziare a vedere le vostre cadute, vi chiedo il massimo supporto come al solito. Iscrivetevi al canale perché c'è sempre almeno il 50% delle persone che guardano i miei video che non sono iscritte al canale. Supportare il canale che è gratis, non costa niente. E se proprio volete mettere la ciliegina sulla torta, attivate la campanellina. Ma scaldiamoci subito ragazzi con le prime secche, tanto che arriva l'ospite. Leo, sei pronto? È pronto. Sì! Pronto? 3, 2, eh? 1, vai! Dai, Chicco! A fucile! Oddio! No! Ma... me ne vado. Non si può iniziare, non si può. Vado via, ciao. No, scusate ragazzi, non si può iniziare un episodio con una cartella del genere. Ha già vinto. È la cartella una delle più belle che ho mai visto in Secche Stellari per adesso questa. Riguardiamola 100 volte. 3, 2. Cioè l'hanno proprio gasato. No. Ma ragazzi, cioè, allora, già nella compressione, guardate come si è schiacciato. È entrato in rampa, si è schiacciato, pum, catapultato via. Ma che stecca ha preso, ragazzi? Non lo so. Iniziamo bene. Mi piace questa cosa. Ok, pietraia. Porca f***a. Anch'io lo stavo per dire, mi ha anticipato. Purtroppo lì, se notate, ha proprio messo la ruota nel punto sbagliato. Aveva il peso un pelino avanti, gli si è bloccata la ruota. Boom. La facciatina l'ha presa, purtroppo. Tra l'altro, madonna, ma ragazzi, andate a girare in DH senza le ginocchiere, con i pantaloncini da basket. Parte tranquillo. Chiusura. Chiusura di sterzo, facile. Volevi fare Spider-Man? I suoi amici gli ha detto: volevi fare Spider-Man? Oh, giornata! Oh, merda! Già! Non c'è niente da dire quando succede così. Ma. Ma l'urlo! Ma che urlo ha fatto? Sulla Graziella in due, ragazzi, giù dalla discesa incazzatissima. Dai, come poteva finire? Oh, un bel campo, pedalatina, 100. Cazzo. Aspettate, fammi vedere la rallenti. Oh, non l'avevo visto ragazzi. Ha provato 180. Guardate piede sinistro. Oh, che storta. Noi usiamo sempre cavigliere, proprio perché è facile prendere queste storte. Skatepark BMX 3.6. Oh, dai, non è caduto malissimo. Secca comunque, devo dire. È una secca stellare assolutamente. Possiamo notare anche lui come ha chiuso gli occhi durante l'impatto, come i migliori astronauti che quando partono chiudono gli occhi proprio. Oh, finalmente un video HD, ragazzi. Vado forte. Prevedo qualcosa di brutto. Sta prendendo velocità. Puntato, mirato, centrato in pieno. Il solito video prendere un pino in mountain bike. Una cosa gettonata nei biker. Vai, bro. Fra? Porca mia. Ho sorto la ruota. Ah già, è vero. Se lo guardate bene è sbananata di brutto la ruota lì, ragazzi. Allora, nel bosco arriva fucile. Oh, cazzo,
overshottato questo salto. Sarà stato un salto di boh, 2 metri neanche. Avrà fatto un 6-7 metri di salto. Poi una bella sdraiata, una bella panciata, bello strisciato qui. Ma siccome adesso ci siamo scaldati a sufficienza, direi di chiamare l'ospite. Mamma! Mamma! Papà! Andò! Non si chiama Antonio, però io lo chiamo Antonio così. Venga! Venga qui! Cosa vuoi da me? Siediti qua! Devo prendere gli occhiali che non ci vedo. Non ci vedi? È il nuovo episodio di Secche Stellari questo. Dobbiamo vedere le cadute insieme. Sì. Vediamo i vecchi come fanno. No, non sono vecchi, sono anche giovani. No, noi come facciamo vecchi, come okay. Reggiamo. Dobbiamo vedere le cadute delle Secche Stellari insieme. Io mi vergogno. No, devi solo vedere le cadute e guardarle, commentarle. Allora prendere gli occhiali. Vai a prendere gli occhiali, dai. Vai a prendere gli occhiali. Stacco. Vai. In strada questo. Marciapiede. Al rallentatore. Guarda che la si è distorta. Che sgarbellata. Oh, la testa. Male, bisogna mettere le protezioni. Mi sa che il bottonino non è questo. Madonna, indeciso la faccia. La faccia. Hai detto giusto comunque. Questo qua l'errore è dato da indecisione. Quando è atterrato ha perso via gli occhiali. Mamma la mascherina gli è sparata tutto. Via. L'ha montato lui già direttamente questo. Oh. Ma! Gli è andato dentro. Aiuto, poverino quello lì. Mamma mia, ma è andato dentro a fucile. Nella schiena. No, non la vai contro qualcosa, non molli. Cioè, quando vedi l'ostacolo a un certo punto ti butti. Cioè, ma mi butto per terra, non è che mi vado. No, come asano. Devo insegnare Ivo. È bravo Ivo, è il re dei barspin. Droppettino. Ah, senza audio. Che male. Che No, non mi sembra tanto lì, mamma. Sì, ma anche lì sotto. Mi fa ridere? Mi fa ridere la faccia come si. Oh, c'è stato. La faccia, poverino, vedete? Aiuto, vi prego. Senti. Aiuto, ragazzi! Aiuto, vi prego! C'è una macchina, lo spegno. No, questo è il mottolino. Mottolino, però qualche anno fa. Oh. Rallenti, così occhio mi sembra lungo. A te sembra lungo. E direi, mamma, guarda dov'è. Oddio. In altezza. Mi sembra un po' lunghino qua, Sulla bici, mamma. No, che culo, non è atterrato sulla bici. Mamma mia, che hai visto che botta le gambe che ha preso lì? Porco cane. Non è possibile. Perché non è possibile? Ma come fanno? Ma infatti, ragazzi, me lo chiedo anch'io, come fate? Come fate? Se fosse così semplice, tutti certo, salterebbero giù. Certo. Ah, un altro rallenti. Oggi ci mandano tutti i video a rallenti. Ah, sta aggiornando. Aia, che male quel. Ah, oh, che testata! Mi sa che ha perso i sensi. Sì, ha proprio perso i sensi. Papam, proprio sì. Testata da spegnimento questa. Infatti si è spento. Quando succede così è perché vedi che non ha fatto niente in rampa. È rimasto seduto quasi. E non aveva il casco, male. Malissimo. Licenziato. Mamma mia. Una spinta, l'ho visto. Una piccola spinta ci voleva. Poi per fortuna era vicino. Esatto. No? Secche Stellari. Se no? Secche Stellari. Secche Stellari, esatto. Sì. Come da io da piccolo. Sì, ma perché? Perché? Ti ricordi quando da piccolo io sono andato contro. Sì, ma bello deciso. Ok, qua c'è la hippa, adesso cos'è, un salto storto. Dove è andato? Madonna! Ah, morto anche morto. Lì, morto. Morto in Cina. Tu in teoria questi salti qui devi prenderli quasi dritti e poi in aria girare. Invece lui ha girato in rampa. Infatti vedi che è andato in terra. Guarda quanto era interno. Ed era in fondo. Secondo me anche lui potrebbe aver perso un attimo i sensi. Sì, è rimasto occhio. Lì. Se non ha perso i sensi però era a respirare. Ah, regia cross country. Peppo. Peppo. Il classico cross countryista quando cade, Jonna. Mi sa di sì. Jonna giù le foglie ha avuto uno qui. Meno male che l'abbiamo filmato. Quando entri in una curva c'è un salto, automaticamente ti spinge dall'altra parte. Lui ha spinto troppo, infatti si era accorto che ha mirato l'albero, però ormai non poteva far niente. Meno male che l'abbiamo filmata. Vabbè. Questa sai come la si farei dice? Anch'io. Dai, ormai hai visto tutti i nostri video. Come si dice quando si arriva così a cavallo?
Non in che parete? Mamma, hai già perso il controllo. Cosa hai perso? Il ginocchiere, ragazzo. Rampettina classica. Scusa, se vedo. Cosa si aspettava? Troppo piano. Questo praticamente era il papà che filmava, sì, certo. Si sente dalla voce. Non è che dice piano piano tra un salto e l'altro. Quando è già caduto, si è fermato. Dice... Piano. I consigli provvidenziali di genitori. Abbiamo skate park con la mountain bike, fucile. Sto saltando la ruota. Mi sa di sì, vediamo. È già uscito storto dalla rampa, male. Perché quando esci storto non raddrizzi più. Intanto che atterrava, guarda come si è piegata la ruota. No, diciamo che se avevano su degli bellissimi Industry Line non si piegavano così. Raga, vado a farmi male oggi. L'ha detto, abbiamo sentito. Aiuto, l'ha preso o no? Non ha preso l'altro. Sì, però non sei fatto, era morbido, pieno di fogli. Ma sì, è morbidissimo, cadere, non ci fai niente. Fatto niente. Sì. Questo qui sai dov'è? Questo qua è Châtel, è il bike park di Châtel, lo riconosco. Sono grossi sti salti, sono molto grossi. Però adesso tutto bene. A destra. Oh. Ecco che male. E ha preso la solita rinculo della ruota. Che botta. Va bene. Va bene, grazie, è stato un piacere. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Va bene, grazie, è stato un piacere, saluta. Ciao.